questa nuova Napoli Charmer Shank. Per questioni di sicurezza vi raccomandiamo di mettere i bagagli a mano negli appositi armadietti. Ricordiamo che su questo modo è vietato usare apparecchiature elettroniche, computer portatili, lettori di MP3, PlayStation. Se ve li troviamo, ve li sequestriamo e ce li portiamo a casa nostra. Inoltre vogliamo ricordarvi che... Spazi, microfono. Durante il volo verrà offerto un rinfresco, state sedute ai vostri posti, non vi avventate. I pacchetti risalativi sono uno a testa e basta. Su questo volo è tassativamente vietato fumare, è inutile che vi andate a fumare la sigaretta in bagno, perché se vi acchiappa lo steward ve la spegne sul dorso della mano. L'arrivo è previsto tra 5 e 6 ore perché noi andiamo piano per sparagnare un po' di nafta. Assistenti di volo pronti al decollo? C'è una sudosta sigaretta e metti in moto. Eravamo in 120 su quel volo per l'Egitto, tutto quanto a fu burdella solo non stava zit. Si metteva un po' paura e volò con l'aeroplano, nella vita aveva fatto solo un viaggio per Caivano. Eravamo in 120 tutti quanti un po' parenti, il pilota disse all'hostess: basta zitta sti fatienta. Decollammo quel mattino, pista 2 capo di chino, per andarci a fare il bagno in tab barriera corallina. Sciame c'eri, il mare, i cammelli, le palme, le dune. Sciame c'eri, la barriera corallina, un passo da capodichina. Mia cognata disse: Gino, tuo pano formaggino. Arabette la borsetta e dinnaman mumutet. Io non so che sarà stato, vuoto d'aria o turbolenza, o formaggino mi volò in coppa all'uscita d'emergenza. S'appiccia una lampadina, ci fu il panico totale, un allarme che squillava e la gente si sentiva male. In cabina il comandante si chiedeva: che è successo? Alla torre di controllo trasmettete l'SOS. Sciame c'eri, il mare, i cammelli, le palme, le dune. Sciame c'eri, divertirsi a più non posso sulla riva del Mar Rosso. Si levarono da terra 4 aerei della NATO. O pigliaina per una bomba, formaggina mischiattata. Circondarono l'aereo, ci tirarono anche un razzo. Il pilota disse: attenti, a bordo ci sta un kamikazzo. La manovra fu precisa, ci costrinsero a atterrare nel deserto di Djibouti, tutti quanti a vomecare. Un marinzo americano sepultai a zio Gaetano, ma chi si teneva a barba somigliava a un talebano. Il mare, i cammelli, le palme, le dune. Sciame c'eri, dalla gobba di un cammello facci schizza a mio fratello. La notizia della bomba della terra fece il giro, ne parlò la CBS, ne parlò pure Al Jazeera. Sui giornali del mattino si vedeva zio Gaetano con un occhio un po' ammarrato e con un formaggino a mano. Tutto il mondo si chiedeva: chi sarà sto terrorista? Arrivò Canale 5 che gli fece un'intervista. Le parole che lui disse le ricordo di sicuro: l'anno prossimo, vo giura, ma una vaca a varcatura. Sciame